Evidentemente gli atti ci hanno dato ragione, le carte ci hanno dato ragione. Non fu legittima difesa. Torna tutto nelle mani della PM, questo quanto deciso dalla giudice Claudio Lara nel giorno in cui invece era attesa la sentenza per Sandro Mugnai, l'aretino che uccise a colpi di fucile il vicino che gli stava assaltando l'abitazione con una ruspa. La vedo commossa. Sì. Finalmente è stata fatta una parte della giustizia. Pesante per noi, però, ripeto, bisogna leggere e poi valutare cosa fare. Durante la scorsa udienza la PM Laura Taddei aveva chiesto una condanna per eccesso colposo di legittima difesa a 2 anni e 8 mesi. Le parti civili, la moglie e 2 figli della vittima avevano invece chiesto la riqualificazione del reato in omicidio volontario. Tecnicamente sono stati restituiti gli atti al pubblico ministero, avendo il giudice delineato un fatto completamente diverso da quella che è la legittima difesa, ma che può individuare un omicidio volontario. La tragedia risale alla notte del 6 gennaio 2024, quando Mugnai si trovò di fronte il vicino, Gesim Dodoli, che con la benna della ruspa stava cercando di demolirgli casa. A quel punto imbracciò il fucile regolarmente detenuto e fece fuoco, prima un colpo in aria, poi 4 diretti verso l'uomo che era alla guida dell'escavatore, uccidendolo. C'è il vicino che mi ha buttato su tutta la casa, ha crinato tutti i muri, ha crinato ogni cosa. Vendita su subito, mi raccomando, Quando, per favore, non c'è niente da fare. I legali di Mugnai hanno sempre sostenuto la tesi della legittima difesa. Siamo, direi, sconcertati, però sono cose che succedono e vedremo di difenderlo al meglio in questa nuova fase che è una fase più complessa, sinceramente, che non mi sarei mai aspettata, però ci sta. Secondo voi non si è trattato in alcun modo di omicidio volontario? Ma scherziamo.